tutto il calcio minuto per minuto. Buonasera gentili ascoltatori, arrivano le ultime partite della 38esima e ultima giornata del massimo campionato, arrivano e presto conosceremo l'ultimo verdetto di questa lunghissima stagione che culminerà a metà giugno con l'inizio del campionato europeo. Sono 4 le partite in scaletta in quest'ultima puntata stagionale di tutto il calcio minuto per minuto, ma quelle che contano davvero sono soltanto due partite che stabiliranno la terza e ultima squadra che scenderà in Serie B raggiungendo le già retrocesse Salernitana e Sassuolo. Per quanto riguarda la corsa salvezza, la lotta coinvolge appunto 3 squadre: Empoli, Frosinone e Udinese. In Toscana gli empolesi tenteranno di battere proprio la Roma per evitare la retrocessione. A Frosinone c'è invece il faccia a faccia tra altre 2 pericolanti. Bisognerà giocare senza troppi calcoli, considerando che non è da escludere anche un'ipotesi spareggio se Empoli e Udinese chiudessero a pari punti. Ma andiamo subito alla presentazione delle partite in programma. Andiamo a Frosinone, Frosinone-Udinese, Francesco Repice. Il Benito Stirpe di Frosinone è un catino che ribolle di emozioni, un popolo ciociaro a spingere la formazione di Eusebio Di Francesco per mantenere la categoria. È un'onda giallo-azzurra solcata da una macchia bianconera alla destra della nostra postazione, perché sono tanti anche i tifosi friulani al seguito della squadra allenata da Fabio Cannavaro. Come detto, se non è uno spareggio poco ci manca. Vietato fare calcoli, 90 minuti per giocarsi il tutto per tutto, 2 minuti e 10 secondi sul cronometro in questo momento, 0-0 il parziale tra Frosinone ed Udinese allo stadio Benito Stirpe, con l'Udinese che si è resa però immediatamente minacciosa dopo un solo minuto e mezzo. Il calcio d'angolo da destra, l'uscita di Cerofolini ad anticipare Luca e poi il tentativo di tacco operato da Brenner con l'estremo difensore Ciociaro, ancora capace di tenere il pallone praticamente sotto il corpo all'interno della propria area piccola. Andiamo a Frosinone. Grazie Scaramuzzino, 7 minuti anche a Frosinone. Benito Stirpe ancora 0-0 tra Frosinone e Udinese, ma Udinese che ha avuto una clamorosa palla gol nel periodo non collegato, circa un minuto fa l'errore di Lirola, un retropassaggio pigro per il proprio portiere Cerofolini che deve uscire alla disperata sull'incursione di Brenner, riuscire a fermarlo. Peraltro Cerofolini ancora a terra, guadagna persino la rimessa al fondo l'estremo difensore giallo-azzurro, con la grande preoccupazione di Eusebio Di Francesco che si è messo le mani nei capelli in questi primi 8 minuti di gioco. Sicuramente l'Udinese è meglio delle Frosinone, più timida la formazione ciociara, con un Udinese invece che si spinge avanti con grande continuità e, come detto, anche con grande pericolosità, perché prima di questa azione che stava per portare l'Udinese in vantaggio c'era stato anche un tentativo con il cross di Samardzic da destra, respinto sempre a mani aperte dal tuffo di Cerofolini che fino a questo momento si sta rivelando l'assoluto protagonista della partita. E sbaglia ancora il Frosinone, recupera in qualche modo Capitano Romagnoli, va in profondità, che tira, la tiene bassa per Sulek, può avanzare il palo al piede, ora Frosinone pericoloso in avanti, ancora al limite dell'area, Dantea va al tentativo di conclusione, il pallone che finisce sul fondo. Si trattava del numero 21 Arrui, che si è preso la responsabilità di portare la sfera da una metà campo all'altra, di tentare dai 20 metri una soluzione a giro con la destra dalla posizione di centro-sinistra. Il pallone che non ha girato abbastanza è finito sul fondo, prima iniziativa del Frosinone, pallone vagante, il vantaggio dell'Empoli. Ti chiedo scusa Dario, porta alla nostra sinistra di sinistro Cancellieri, minuti di gioco 13, Empoli 1 Roma 0. Quindi per effetto del gol segnato da Cancellieri ad Empoli sulla Roma, in questo momento la classifica dice Empoli 36 punti con 35 Frosinone, 34 Udinese, 36 ovviamente se il pareggio dovesse persistere. Frosinone. Dove siamo giunti al 21esimo minuto nel corso del primo tempo, 0-0 il parziale, ma nel periodo non collegato due autentici miracoli di Okoye, il portiere dell'Udinese, il primo su tiro dal limite dell'area di rigore di Zortea, pallone deviato in corner, il calcio d'angolo, l'inzuccata di Okoli che sembra vincente, nuovamente però l'estremo difensore friulano a negare la gioia del gol alla formazione di casa che ora viene spinta con grande impeto anche dai propri tifosi. Ritorniamo a Frosinone. Si gioca il 41esimo a Frosinone, 40 minuti e 20 secondi in questo momento sul cronometro, 0-0 tra Frosinone e Udinese. Ma pochi istanti fa il Frosinone con Sule è andato a pochi centimetri dal vantaggio, calcio di punizione dal limite per atterramento di Brescianini, si è presentato proprio Sule sul pallone, ha disegnato una traiettoria meravigliosa che si è stampata sulla traversa a portiere dell'Udinese. Okoye è praticamente battuto, impossibilitato di intervenire, gran boato allo stadio Benito Stirpe, ma pallone che ripetiamo si è stampato sul montante, poi una sorta di mischia al limite dei 16 metri friulani risolta dai difensori di Fabio Cannavaro con il classico rilancio alla viva il parroco per cercare di sventare la minaccia. Il pareggio della Roma, tutto questo al minuto numero 45, primo di 3 minuti di recupero. Sentiamo cosa succede a Frosinone.
47-20 secondi a Frosinone, 0-0 tra Frosinone e Udinese, girandola di emozioni incredibili, la voce di Giovanni Scaramuzzino che evidentemente dilaga all'interno del Benito Stirpe, e le sue notizie vengono accolte con le emozioni che potete immaginare, gentili ascoltatori, dal pubblico, sia dai tifosi del Frosinone che da quelli dell'Udinese. Ora la formazione friulana in avanti se l'è vista brutta, la squadra di Fabio Cannavaro che ora prova una conclusione insidiosa dalla lunga distanza con Perez, il pallone che ha rimbalzato davanti a Cerofolini, è riuscito però quest'ultimo a bloccarlo dopo un rimbalzo appunto all'altezza del palo alla sua sinistra. Dicevamo della difesa dell'Udinese che si è immolata con Biol e con Christensen su due conclusioni all'interno della stessa azione di Arruì nel periodo non collegato, proprio nel momento in cui Giovanni Scaramuzzino ci dava la notizia del pareggio della Roma a Empoli. Linea Frosinone 0-0 a Frosinone, tra Frosinone e Udinese, ma proprio d'inizio secondo tempo ancora una volta il Frosinone vicinissimo al gol del vantaggio con l'incursione di Brescianini premiata dalla genialità di Sulé, il destro del numero 4 deviato da Biol, scheggia il palo e termina sul fondo, solo calcio d'angolo sul proseguimento dell'azione, sempre Sulé questa volta con il destro, Lezza, un cross violentissimo che attraversa tutta l'area piccola, cui è battuto nessun compagno di squadra, pronto per il tap-in definitivo alle spalle del portiere friulano. Nuovamente stadio Benito Stirpe, quindicesimo anche alla Benito Stirpe, 0-0 tra Frosinone e Udinese. Da destra Zortea, palla sul sinistro dopo la sterzata, la conclusione, la traiettoria a girare verso l'incrocio dei pali alla destra di Okoye che nuovamente va a volare e a deviare in corner, altra opportunità per il Frosinone. Nuovamente a te Francesco. Grazie a Giovanni Scaramuzzino, guadagno, una rimessa laterale, l'Udinese in zona d'attacco, fronte offensivo destro della squadra friulana proprio di fronte alla panchina di Fabio Cannavaro. Lucca è stato bravo a difendere il pallone, 31esimo anche quello Stirpe, ancora 0-0 tra Frosinone e Udinese. Ferrera che va ad incaricarsi di questa rimessa con le mani, cerca compagni di squadra al limite dell'area di rigore, lo scambio con Samarzic, poi Wallace per Camara in orizzontale dalla posizione di mezzo sinistro, provano spioventi in area per Lucca che ferma con il petto, attenzione Davis, rete, è in vantaggio l'Udinese. 31esimo minuto nel corso del secondo tempo a Frosinone, Davis ha portato in vantaggio l'Udinese, la difesa del Frosinone che si addormenta sulla puntata di Camara in area di rigore, Lucca che fa da sponda per il numero 9, giocatore inglese ex Aston Villa che gira con il collo sinistro da breve distanza e fa secco Cerofolini, cambia il parziale, adesso allo Stirpe conduce per 1-0 l'Udinese sulla Frosinone, al 31esimo Davis, fanno festa i tifosi friulani alla destra della nostra postazione, disperazione tra le file dei tifosi ciociari. Frosinone, calcio d'angolo in fuori del Frosinone che è sotto di un gol, siamo al 36esimo, conduce l'Udinese per 1-0 da destra, poi il pallone è respinto, catturato da Sulè, all'altezza dei 20 metri, scivola Sulè, riesce comunque a servire Valeri, Valeri si avvicina al limite, il tiro che parte, la conclusione parata da Okoye, poi ancora un tentativo di rovesciata Gramucchio nell'area di rigore friulana che riesce a spazzare dalla parte opposta, in qualche modo interviene Lirola ma cede il pallone disgraziatamente a Samarzic che prova ad andare via in dribbling due volte, prova la conclusione che si perde alta sulla traversa, sono momenti di fibrillazione assoluta al Benito Stirpe di Frosinone, ovviamente con grande attenzione a ciò che sta accadendo al Castellani di Empoli, dove Empoli e Roma sono sulla parziale di parità 1-1, ma l'Udinese e conduce qui a Frosinone per 1-0. 1-1, 47 minuti, tentativo di Niang, conclusione, il gol! Il gol empolese con Svilar che è riuscito solo a toccare, a sfiorare il pallone, ma non a deviarlo dallo specchio della porta, l'assist di Cancellieri partendo da destra, Niang, una stoccata che rischia di essere decisiva e che potrebbe regalare la salvezza all'Empoli, chiaramente adesso stati d'animo opposti per una delle due contendenti dello stadio Stirpe e subito a Frosinone ritorniamo qui Empoli 2 Roma 1, gol di Niang. Francesco, disperazione, disperazione evidentemente a Frosinone, adesso la classifica dice Empoli 36 punti, Frosinone 35, a 37 l'Udinese, sarebbe il Frosinone a retrocedere, momento drammatico al Benito Stirpe con il Frosinone che si getta in avanti con disperazione per tentare di trovare il
il gol del pareggio dalla corsia di sinistra. Barrene c'è in mezzo a due uomini, Davis il marcatore della rete che sta decidendo la sfida, la meglio poi Samardžić che prova ad andare da Lucca, lascia proseguire l'azione il direttore di gara, Lucca in area di rigore, Lucca viene fermato da Cerofollini, adesso però l'arbitro ferma il gioco perché Lucca era in posizione di offside. 48 minuti e 15 secondi, conduce l'Udinese a Frosinone per 1-0, il Frosinone in questo momento in Serie B, il Frosinone che si getta in avanti con la forza della disperazione. 49esimo, sta per iniziare il 50esimo, Di Francesco in piedi davanti alla propria panchina, il pallone che staziona nella metà campo dell'Udinese che prova a difendersi a denti stretti, attenzione a Valeri che può avanzare quasi al limite, prova una conclusione, il pallone che finisce sul fondo, vediamo cosa decide il direttore di gara che si riprenderà quindi con una rimessa al fondo in favore della formazione friulana. Sono 49-30 secondi sul cronometro, nel corso della ripresa qui a Frosinone conduce l'Udinese per 1-0. Nuovamente a te Francesco. È stato superato il 50esimo, anche a Frosinone si continua a giocare, c'è una rimessa laterale in favore dell'Udinese, è entrato sul terreno di gioco Ibrahimovic al posto di Davis, il marcatore della rete che sta decidendo la sfida. Ovviamente l'Udinese fa fatica, e lo immaginiamo e lo possiamo capire, a rimettere in campo questo pallone, mani nei capelli tra i giocatori del Frosinone, ma continuano orgogliosamente a sventolare i vessilli giallo-azzurri in curva nord. Qua allo Stirpe, Ocoli termina a terra, strattonato da Lucca, calcio di punizione in favore dei padroni di casa, è una preghiera addirittura. Ora un uomo della panchina dell'Udinese che è entrato in campo proprio a sfidare Barrenecea, si tratta di Pereira, Ocoli e Pereira che vengono alle mani, ovviamente grandissima confusione all'interno del terreno di gioco che è fermo Empoli. Potrebbe essere questo l'ultimo pallone giocato dalla formazione azzurra stasera. Non vi dico che cosa succede all'altezza della panchina dell'Empoli, lo scaglia il più lontano possibile Caprile, addirittura sul fondo. Frosinone ha vinto l'Udinese per 1-0 Empoli. Ed è finita anche qui, l'Empoli rimane in Serie A, Empoli 2 Roma 1, nuovamente Stadio Stirpe. Disperazione dei giocatori del Frosinone e invece la gioia incontenibile degli uomini di Fabio Cannavaro in un finale incredibile della partita, una partita decisa da Davis al 31esimo della ripresa con Camara che ha imbucato all'interno dei 16 metri giallo-azzurri, lì dove la difesa dei padroni di casa si è praticamente fermata, è arrivato Davis, da poco entrato in campo, ha girato imparabilmente alle spalle di Cerofollini, da quel momento in poi il Frosinone non ha avuto la forza psicologica per riuscire a rimontare il risultato e quindi la partita, e quindi poi ascoltando le notizie che sono arrivate da Empoli ha, diciamo così, osservato il proprio futuro immediato, la retrocessione in Serie B, sono tutti per terra i giocatori del Frosinone, sono tutti ad esultare sotto lo spicchio di stadio occupato dai supporter friulani, gli uomini di Fabio Cannavaro. È finita qui, è finita con l'Udinese che ha battuto il Frosinone per 1-0 grazie alla rete di Davis al 31esimo della ripresa, rimangono in Serie A l'Empoli e l'Udinese, retrocede il Frosinone. Retrocede invece il Frosinone che perde in casa con l'Udinese, Francesco Repice. La dura e spietata legge del gol, si cantava un tempo, la dura e spietata legge del calcio. Il Frosinone colpisce solo pali, l'Udinese al 31esimo della ripresa mette in porta il gol della salvezza grazie a Davis con una dormita generale, dobbiamo dire, della retroguardia di Eusebio Di Francesco. Ovvio che adesso i giocatori dell'Udinese stiano facendo festa sotto lo spicchio occupato dai loro supporter che li hanno raggiunti fin qui in ciociaria, dalla parte opposta l'immagine incredibile dei giocatori del Frosinone che comunque vengono applauditi da buona parte della loro curva. Il Frosinone retrocede in Serie B dopo che nella prima parte del campionato, addirittura il girone andato, aveva occupato la zona sinistra della classifica, e poi evidentemente un girone di ritorno assolutamente insufficiente e questi 90 e più minuti finali che ne hanno decretato la retrocessione in Serie B, con un Udinese che invece mantiene la categoria. È finita 1-0 per l'Udinese, la rete di Davis al 31esimo della ripresa, Udinese salvo, Frosinone in Serie B, linea agli studi di Roma.